tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo mega video sul canale di Luigi e Sara. Ho cambiato le luci in diretta. Ormai qua siamo diventati meglio della oggi rosso. Della scoteca, rosso, verde, giallo, fuoco. Questa si diverte, vabbè, l'importante è che si diverte, perché fin tanto che lei si diverte non rompe maroni a me, quindi va tutto bene. Allora, mettiamoci un po' più, un pochino meglio così. Allora raga, dato che sinceramente non mi accecare però cortesemente. Allora, dato ragazzi che non eravamo morti né con il sushi della Lidl, ci stiamo provando, né con il sushi dell'Eurospin, oggi vogliamo tentare la sorte e provare il sushi delle MD, dove dice che c'è il, guardate, questi sono i disegni: nigiri in mazzancolla, nigiri con salmone, seppia, io la seppia non lo voglio, California, no, tanti cazzo. La cosa interessante è che si trova nel banco surgelati. C'è scritto che o lo lasci scongelare 3 ore, nel che ha lasciato scongelare tipo 5. Sì, di più, quindi. Oppure lo puoi scongelare in microonde. No, in microonde anche no, cioè diventa cotto. Giapponesi, quindi siete legittimati a fare causa all'MD. Allora, noi lo assaggiamo. Sinceramente dall'immagine sembra meglio, dall'immagine. Dopo, per ogni sushi scongelato, anzi partendo da prima, ok, per ogni sushi scongelato un giapponese tira giù i sassi. Ripeto, dall'immagine, peccato che l'immagine non c'entra nulla con la no, quello che poi è nella doppio sottovuoto, cioè per la serie, oh. Mamma, mi sembra una cosa, cioè, avete presente quando comprate quel preparato del riso e c'è quel sottovuoto strano? Ecco quale. Quella seppia già mi fa... Vabbè, la mangio io la seppia, a me spira la seppia. Perché? Allora, non possiamo farci i cavoli nostri. Allora, vi devo dire la verità, raga. L'immagine con quello che poi nella realtà non c'entra. Che bello. Parolacce. Vabbè, non c'entra un Kaiser. Niente. Il riso già si vede, è papposo. Forse solo il riso. Qua ce ne sembra una coperta rosa sto salmone. Mamma mia, non c'è manco una riga, una cosa. Vabbè, prego, apra la salsa di soia. Non voglio io. Questo. Mi sto pentendo, amore, mi sto pentendo. Questo coso è stranissimo. Si apre sta roba. Il wasabi che da verde è diventato giallo, non so per quale motivo, ma tanto non lo assaggeremo minimamente, quindi ce ne freghiamo. Vai, Sodo, vai! Vai! Fallo per la patria! Oggi Sodo non ha combinato guai e non ha macchiato la tovaglia! Chissà se dopo questo video possiamo dire e anche Luigi e Sara muoiono domani per la serie, non oggi, sarà la prossima volta. Andiamo. Io salsa di soia no, faccio schifo, sono stronzo. No, non riuscivo a... Vabbè, non c'era bisogno di mettere sto coso, però vabbè. Allora. Ci danno anche le bacchette, anche queste in cellophane. Wow! Io direi di assaggiare. Cellophanalo. Quale vuoi assaggiare per prima, Mona Muir? Cellophanalo. Quale vuoi assaggiare per prima? Non niente, posso passare? Lo posso. Assaggiamo gambero. No, queste non ha un odore peggio, forte di pesce. Sembra peggio di quello dell'Eurospin. Quello della Lidl ve l'ho detto a me. Vi lasciamo qua, Lidl, e tra tipo un ti minuto o due qua, Eurospin. Ti sbagli. Mi togli la coda, per favore? No. Ti sbagli, sai? Devo dire la verità, non mi sembra male. No, no. What? Ecco. Il salmone. C'è il salmone, non c'è il salmone, vabbè. Il riso stranamente non è iper mega dolce. Non è papposo. No, è meglio di quello della Lidl, di quello dello strano a dirsi. Ma è fratissimo. Ma è però così? Senti, Sara, non è che mo dobbiamo trovare sempre il pelo nell'uovo nella situazione? Mamma mia, che noiosa sta signora. Allora, quale vuoi provare?
Dai, no, ma non è vero, ma non fare la parte, addirittura lo sputa. Non mi piace il riso che mettono in sto sushi. E tanto è tutto riso, non mi piace. E tanto mo li devi assaggiare questi qua. No, i nigiri no, ti prego. Allora, c'è questo qui da assaggiare. È troppo riso il nigiri. L'osomaki. Salmone. Salmone. Almeno no, qua. Non è carota. No, mi sa che non hanno messo carote. Guarda che è carota. Sì, forse sì, forse hai ragione. Non lo so. È palesemente carota, ragazzi. Osomaki è un qualcosa di arancione. È carota. O patata dolce. A me non dispiace, raga. No, è calamaro e carota. Oh no, calamaro crudo, no. Quelli col salmone li abbiamo già mangiati? No, sono quei due lì orribili, amore. No, mazzancolla sono quelli. Allora mancano dei pezzi. Ah! Tu hai mangiato il salmone, questo è quello con il calamaro. No. Sì, guarda, c'è un coso bianco qua, amore. Ma mi dispiace. Mangia tu, io prendo questo. Questo non so cosa sia. Mazzancolla. Questo dovrebbe essere cotto, no? No. In che senso no? No. Non voglio più mangiare niente. Sono arrivata a un punto di sopportazione limite. Io non ce la faccio più a mangiare queste schifezze. Che problemi hai, Sodo? Se sei meglio. Io lo sto sentendo meglio. Certo, non è il sushi che vuoi mangiare al sushi, ma... E sushi, cioè sushi, sashimi, vabbè. Allora, io direi che possiamo provare questo pezzo favoloso. Questo uramaki fantastico. Che dici? Com'è? Quello era questo era meglio, era da 5. No, ma è meglio rispetto a quello dell'Euro Spin. È meglio di quello dell'Euro Spin. Non è comunque buonissimo. Allora, più della Lidl ha il riso che è meno papposo. Più dell'Eurospin ha tutto. Sai cosa è l'unico difetto che ha? Che essendo che è scongelato è forse un po' acquoso. Quello sì, c'è un po' di acqua. Però secondo me è mangiabile, dai. Non è un qualcosa di... Diciamo che penso che sopravviveremo. A me la cosa che non ispira, sinceramente, è questo nigiri con questa fettina di cheddar qui sopra. Non Cavolo, sembra. Ha un aspetto orribile quel salmone. Sembra cheddar, sembra. È orribile. Dobbiamo. Sì, lo facciamo solo per voi, ragazzi. È esplosa la mia crespella. Perché sto facendo la mia crespella. Questo che roba è? E quello è la manzancolla. Ah, sì. Allora, voglio dire una cosa. La mazzancolla. Mangiare sto sushi altro che mazzancolla. Mazzancolla. Mazzanculo, eh. Oh. Voglio dire una cosa. Se... Allora, ragazzi. Quando venite a dire, no, il sushi che schifo, pesce crudo, no, meglio la cucina italiana. Allora, se mai voleste provare il sushi... Vi prego. Non provate quello del supermercato. Con tutto il cuore, non provate quello del supermercato perché l'esperienza sarà... Morso? No! L'esperienza sarà... E quindi ovviamente starete sulla vostra opinione, cioè sushi, che schifo. E... Sarete tipo un giorno sulla tazza. Invece... Se non avete mai provato il sushi e siete dell'idea che il sushi fa schifo, se andate a un ristorante buono, leggete le recensioni prima, probabilmente vi ricrederete perché il sushi è meraviglioso. Che dici, Saretta vuole assaggiare il cheddar, il sushi cheddar? Io sono estremamente generosa con l'amore mio. Guardate, raga. E ti cedo tutto quello che vuoi. Sembra una fettina di cheddar. Devo dire no, è una consistenza strana il salmone.
Non ha un saporaccio, ma la consistenza è strana. Può essere che perché è scongelato? Non lo so. Comunque... Oh signore mio! Oddio santo! Oh mio Dio! Comunque... Che stiamo insieme da 7 anni e ancora non sono abituata ai tuoi schizzi. Comunque... I miei schizzi... Oh signore... No, dovete sapere perché che... Perché devo parlare? Dovete perché? Sapere che ho il hobby della pittura, quindi mi piace schizzare un po' dappertutto. Lasciamo stare che io l'altro giorno in live a Virgi, sapendo che Virgi doveva andare a mangiare le patate ripiene, quelle che si fanno al forno, poi le fanno al forno, poi le scavano dentro e ci mettono tipo la carbocrema, cacio e pepe, polpette, così no. Io in live, appena ho visto Virgi che si è collegato, faccio: ciao Virgi, beh, com'era la patata, l'hai mangiata? E Virgi le ha risposto sì. Cioè, che figura di mercoledì. Vabbè, detto questo ragazzi, allora, per quanto riguarda questo meraviglioso sushi dell'MD, vi devo dire la verità. Meraviglioso, parliamone. C'è scritto pure ricetta originale giapponese, cioè. Ci crediamo. Leggete bene. Ci crediamo. Se vi devo dire la verità, se volete morire nel migliore dei modi e non nel peggiore dei modi, assaggiate questo. L'MD è piuttosto quello dell'Eurospin. Noi non siamo grandi fan dell'MD, no. Dobbiamo essere sinceri. Mandiamo a Cesare. Questo è il migliore. Andiamo di quelli a Cedda, del supermercato. Quel che è di Cedda. Battutone. Battutone. Se volete assaggiare un sushi del supermercato, mangiate questo. Ovviamente io vi sconsiglio qualsiasi sushi del supermercato, però vabbè. No, ragazzi. Noi l'abbiamo pagato in offerta 4,99€. Che cos'è 5€? Quindi raga, se volete provare sta schifezza qua, provate questa. Con 4 di queste vi fate un menù all you can eat in un ristorante buono. Solo per dirvelo, solo per dirvelo. Sì, infatti. Il mio voto per sta roba qui è 5,5-6, dai. Allora, essendo che noi tutti questi video che vi abbiamo lasciato di qua, dei video assaggi di sushi, dei discount, dei supermercati, l'abbiamo fatto per voi, non di certo per noi. Per favore, dimostrate di essere dei bravi. Mi avete vincere per essere adorabili. E ora vi farò una domanda importante, ragazzi. E commentate. Commentate dicendoci se avete, innanzitutto, se avete assaggiato altri sushi da supermercato e se sapete dove provarli, e se potete consigliarcene qualcun altro da portare qui. Ma io sono arrivata. E seconda cosa, vorrei che voi mi diceste su nei commenti se preferite il sushi o la pizza. Questo è un grande dilemma italiano, di molti italiani: sushi o pizza. A me, guarda, io è meglio che non rispondo, perché sennò perderei la cittadinanza italiana, ma penso che avete capito. Quindi commentate. Che cambiano, mi raccomando ragazzi. Allora, se siete arrivati fin qui, commentate con hashtag schizzo dappertutto. Seriamente, mi raccomando, condividete il video con gli amici, la nonna, gli zii, i cugini, i fratelli, chiunque. Sì, dai. E mettete like, perché è importante, se volete sostenerci. Vi avvisiamo che sull'altro canale, sull'altre cose, i Kyok, Luigi Barretta Bassa e Barretta Bassa Sara, siamo in live il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Se portiamo, volete passare gameplay per un saluto, li portiamo gameplay, però quindi non so se vi può piacere, ma abbiamo fatto anche lì una bella community. E quando arriviamo a 1000 di là, facciamo un live stream di 24 ore estendibili, cioè una maratona estendibile. E quando arriviamo pure qua a 2000, faremo 24 ore di live estendibili. Yay! Un bacione grande ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Un bacione. Ciao bellissimo.